Am I ready? Anytime. Immaginate di essere un individuo apparentemente come tanti altri e di chiamarvi Travis Touchdown. Ogni giorno la vostra vita scorre via tranquilla e le ore sembrano ripetersi una dopo l'altra in un'apparente quanto imperturbabile monotonia. Immaginate ora di fare la conoscenza di una ragazza, tale Silvia Cristel, in grado di farvi perdere totalmente quel poco di buon senso che avevate in testa e che l'unico modo per conquistarla sia quello di entrare a far parte della ben poco raccomandabile UAA, acronimo di United Assassin Association. Voi come vi comportereste? Troppo tardi per rispondere, tempo scaduto. Perché prima che possiate rendervene conto, ci siete finiti dentro fino al collo e le cose ormai non saranno mai più come prima. Avete solo un modo per sistemare le cose, uccidere tutti i membri dell'UAA e diventare il miglior assassino in circolazione. In fondo, nessuno ha mai detto che sarebbe stata una cosa semplice. Senza entrare troppo nel dettaglio di una struttura narrativa molto coinvolgente e che merita assolutamente di essere assaporata in ogni sua scena e sequenza, abbiamo voluto introdurre brevemente la storia attorno alla quale si svilupperà l'intera vicenda e che prenderà il via in modo tanto casuale e bizzarro da lasciarvi davvero poco spazio alla riflessione. Questo è anche il primo aspetto positivo attraverso il quale entrerete in contatto con No More Heroes. Sin dalle prime battute vi ritroverete volenti o nolenti a pendere dalle labbra del gioco, capace di una sospensione dell'incredulità come mai ne avevamo sperimentate prima, proprio grazie al suo carisma, che irrompe con tutta la forza di cui solo i grandi giochi sono dotati. Per quanto il gameplay sia fondamentalmente incentrato sugli scontri contro i 10 migliori esponenti dell'UAA, i compiti da svolgere saranno molteplici ed avrete modo di girare in lungo e in largo per le vie di Santa Destroy, città nella quale avranno luogo le vostre avventure. Le fasi di avvicinamento ai duelli contro i boss avverranno infatti solo dopo che avrete pagato una sorta di quota di iscrizione, che aumenterà di pari passo con la pericolosità del vostro avversario. Non disponendo però di fondi illimitati, al giocatore sarà richiesto di procurarsi il denaro mancante attraverso il completamento di alcuni obiettivi secondari, celati sotto forma di minigiochi. Questi vanno dal compiere azioni che potremmo definire banali, anche se pur sempre divertenti, grazie al controller del Wii, quali tosare un prato, raccogliere noci di cocco, fino a qualcosa di più sostanzioso ed interessante come ad esempio eseguire un omicidio su commissione. Il denaro che raccoglierete sconfiggendo nemici o assolvendo a piccoli compiti potrà inoltre essere utilizzato per l'acquisto di una gran varietà di oggetti, che includeranno oltre ovviamente alle armi, anche capi d'abbigliamento per personalizzare il look di Travis. Ma quello che abbiamo descritto finora non è che un assaggio del vero divertimento. I combattimenti sono infatti la parte più bella e coinvolgente, a partire dal fatto che ognuno degli assassini è stato realizzato con vera maestria e potrà contare, al pari vostro, di tutta una serie di tecniche ed armi decisamente mortali quanto inverosimili. Il vostro alter ego virtuale, da parte sua, entrerà in scena già dotato di una potentissima spada laser, che si rivelerà uno strumento di morte eccezionalmente versatile. Il sistema di controllo è stato realizzato con la massima cura possibile, rendendo ogni azione semplice ed al tempo stesso divertente da eseguire. Come al solito, il nunchuck servirà per muovere il personaggio ed effettuare lock sui bersagli e parate, mentre gli attacchi saranno appannaggio del Wii Remote. Il pulsante A servirà per i fendenti, B per gli attacchi di corpo a corpo. In base all'altezza o alla posizione del Wiimote all'interno dello spazio, saranno quindi rilevate le diverse azioni da effettuare, permettendo esecuzioni ragionate e precise. I momenti cruciali degli scontri saranno inoltre scanditi da una serie di indicatori a schermo, con una grafica molto datata e stilosa, che vi richiederanno di seguire particolari movimenti per effettuare alcune mosse evasive, combo particolarmente potenti, prese e veri e propri colpi di grazia dagli effetti particolarmente violenti. Il tutto in un crescendo di ritmo che non mancherà di farvi esultare come pazzi dopo ogni avversario eliminato. Ogni duello tra assassini è divertente ed avvincente, ed i numerosi minigiochi che servono per accumulare denaro risultano un piacevole e rilassante passatempo, anche se fare stragi di nemici si rivela decisamente più appagante ed utile per combattere contro lo stress quotidiano. Unica nota negativa, le fasi free roaming piuttosto fine a se stesse. Un breve giro per la città sarà sufficiente per rendersi conto che non c'è molto da fare, tolta qualche evoluzione con la moto e l'abbattimento di alberi ed ignari passanti. Qualche elemento interattivo in più avrebbe sicuramente motivato meglio la presenza di tale ambientazione, non enorme ma comunque decisiva. La longevità del prodotto è molto buona, grazie ad un livello di difficoltà che aumenta in modo progressivo e costante. Come abbiamo già sottolineato, la storia può essere considerata banale ed assurda, ma riesce non di meno a coinvolgere da subito, grazie ai personaggi e ad una sceneggiatura degna del miglior cinema trash, e le numerose missioni tra principali e secondari eviteranno impegnati per un buon numero di ore, senza contare una rigiocabilità molto elevata. Alla base di questo titolo a prima vista superficiale c'è un concept assolutamente vincente che non tarda ad emergere e crea uno stile unico ed inimitabile, originale come pochi e coinvolgente a livello di idee.
Il comparto tecnico, nonostante alcuni difetti come un engine poligonale non ottimo e le collisioni non sempre ben gestite, finirà inevitabilmente per trascinarvi all'interno di un caos di scie luminose, esplosioni di pixel e colpi talmente spettacolari da azzerare qualsiasi altra considerazione. Finalmente, la dimostrazione che la potenza dell'hardware non è mai importante quanto un design curato ed originale. Il sonoro è altrettanto ben fatto, grazie ad un doppiaggio maturo e di ottimo livello. This is a message for Mr. Travis Touchdown. Just calling to remind you that you haven't returned one of our rentals. Let's see here. It's titled Big German Jugs Collection Number 23. Effetti sonori particolari e brani che richiamano al meglio della musica punk e rock degli anni Ottanta. Raramente negli ultimi mesi si è visto un prodotto in grado di rendere in modo così limpido l'idea pura di videogioco, e questo ad ennesima dimostrazione dell'intento degli sviluppatori di lasciare il segno del loro passaggio sull'ammiraglia Nintendo, per colpire dove fin troppo spesso altri non hanno voluto osare. Il principale pregio di No More Heroes è non essere mai accondiscendente nei confronti del giocatore, ma di riuscire bensì ad esprimere con coraggio uno stile dal grande valore qualitativo, ruvido dove occorre ed incredibilmente coinvolgente per il resto del tempo. Si tratta di un titolo che non ammette via di mezzo. Alcuni lo adoreranno, qualcuno non potrà sopportarlo. Per quanto ci riguarda, lasciarselo sfuggire sarebbe un vero delitto, perlomeno degno di un primo posto in classifica UAA. People like us, we're sharks attracted to blood. You smelled blood too, didn't you? Isn't that why you're here? You got it, old man. And for some reason I feel this sense of euphoria. Don't die on me too quickly. I want to gorge myself on this sense of fulfillment till I vomit. Man, this is what I live for. Fighting your own kind. Nothing's more gratifying. See you on the other side.